Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap per andare a provare il nuovo Cell LR finalmente uscito. Siamo sulla Rival di Goku con un Android Team, perché credo che sia uno dei pochi eventi dove potremmo scendere al 30% di vita per trasformarlo. Non sono state cambiate le trasformazioni, quindi ragazzi sarà un po' un problema dove rischieremo anche la vita. Ci siamo portati gli item proprio super difensivi che se arriviamo al 30% di vita sono a posto. Ragazzi, allora non è stata cambiata la trasformazione di nessuno dei due. Peccato, perché questo li rende un po' ingiocabili. Ingiocabili più che altro, difficili da trasformare, anche se saranno forti anche senza trasformazione. Questa è una pecca, perché è brutto non poterli vedere a pieno, sempre, quasi sempre. Comunque, ragazzi, andiamo subito, siamo con un Android Team, con tutto, anche il Cell Junior nuovo, perché è carino, però siamo in un Android Team, vediamo un attimino. È un team che non lo riesce a fare benissimo questo evento. Cell non aiuterà più di tanto, quindi lo possiamo trasformare. Lo scopo di tutto questo ovviamente è vedere un attimino Cell versione non trasformata, ma ovviamente trasformarlo e poi ridere, perché se lo riusciamo a trasformare sarà anche carino. Quello è il problema, però, se lo riusciamo a trasformare. Intanto volevo vedere il Cell nuovo, però quasi 100.000 di difesa per il Cell Junior nuovo. Ok, va bene. A parte quello, comunque il Cell Junior nuovo è anche carino. È un'unità abbastanza carina, ragazzi. Da non buttare via. Se si gioca insieme ai Cell fa robe belle. Se nello stesso turno, se non sbaglio, c'è il Cell Perfect o Perfect Cell, un gran casino. Comunque tira un additional attack, lowers attack and death. È comunque carino. Vabbè, dai, 1.000.000 di danno ci sta questo Cell Junior. Questa unità è carina. Questa unità è più che carina, va bene. Comunque ragazzi, lasciando perdere, dobbiamo un attimo mettere a posto. Ecco la tonazione perfetta. Allora, il vero problema, che però è seriamente il vero problema, è uno solo. Come facciamo noi, con tutta la serietà, a scendere al 30% di vita velocemente? Perché abbiamo comunque Cell LR, doppio Cell LR. Vabbè, vedremo. Ok, 2.800.000 di danno. Non c'è il buffer. Animazioni, ok, bella, carina. Bella sta parte della special. Ok. Ci sta. Vabbè, l'unica cosa che un po' mi rode un pochino è che è int, e quindi è una rottura per il crit. Non può essere più alto. Peccato un attimo perché è int. Ha quella build brutta, 15-6-5, che non mi piace affatto. È una build che un po' mi fa schifo. Allora, vediamo difensivamente. Comunque abbiamo 100% HP, abbiamo 133.000 di difesa, ok. Come ho detto, vabbè, qua non cambia niente, vabbè, andiamo in questo modo. Peccato un attimo qua, non vediamo la 18, peccato. E il vero problema è che ci curiamo, mannaggia, questo è il problema. Va bene, allora andiamo avanti, continuiamo. Allora, se non sbaglio, ora in questo caso Cell Junior dovrebbe tirare un additional super attack, perché comunque è in turno con il Cell Perfect. 12 ki intanto. Vabbè, non... La cosa brutta di Cell è che non ci possiamo aspettare dei danni abnormi, perché più che altro Cell non fa danni abnormi, tanca decentemente. In realtà Cell è nella media. Cell è nella media confronto a Gohan, perché non è che è forte in un aspetto e negli altri fa schifo. No, più che altro è me. Eccolo qua, sì, ok. Ok, quindi quando è in turno si fa l'additional Cell Junior. Carino. Allora qua il vero problema però è... Io come ci vado sotto al 30% di HP tranquillamente senza rischiare di morire? Ci siamo quasi! Ci siamo veramente quasi! Se non becco la special, sopravvivo. Però non mi do... È un gran macello, ragazzi. Anche perché vado in Dokkan Mode. È impossibile, cavolo! Ah, che noia! Che noia, veramente! Odio sta roba. Ok, allora, i due C17 probabilmente riusciranno a stare in vita. Dovremmo riuscire a tenere in vita, però... abbiamo... Ah, ok, vabbè, basta, andiamo. Non me ne frega niente di quello che succede. Al massimo
riregistro questa fase così e andiamo a trasformarlo, ma non voglio neanche caricare, non voglio fargli prendere troppa vita. È un macello, è un disastro sta roba. È un macello, veramente. 30% di vita è troppo. Non... Con tutta la sincerità, potevano sinceramente evitare 30%, perché è veramente troppo, troppa vita da scendere. Si rischia la vita, soprattutto. Anche perché dovrei per forza usare un item per non rischiare proprio la vita, no? Perché comunque in questo turno, se ora mi becco una specie, le crepo. Cosa posso fare? Dovevo trasformare Cell. Almeno diventa più utile, perché il vero problema di Cell è che a confronto di Gohan è da trasformato che è forte, veramente. E niente. Ah, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Lo mandiamo in 18 così non ci cura. Ormai tutto il problema è quello. Mandarli in 18 almeno non ci cura. Ok, andiamo in questo modo, ragazzi. È un macello. Forse mi sono anche ripetuto veramente tanto, però è veramente così. È una brutta carta, sinceramente. Anche perché non è che fa tutta sta gran roba pretrasformato Cell. Mettiamola così, non è... è forse più restrittiva di Gohan la trasformazione, per il fatto semplicemente del 30% di vita. Troppa poca vita, si rischia di morire, non è una cosa che è divertente, perché rischiare di morire, diciamo, non è il top, no? Non è veramente il top rischiare di morire in un Dokkan Event, in una Rival o comunque nella Super Battle Road. È rischioso, bella... Dai, la special! Ah. Ok, teniamo Cell Junior, basta. Teniamo a tankare Cell Junior. Adesso mi becco la special da 300 milioni. E piango, ovvio. Quello è da mettere in considerazione. C'è anche quella chance. Vediamo, se non ci fa esplodere... Con questi due attacchi... Mi fa... Una special... Ok? No! Sono morto! Cioè, per trasformarlo è impossibile! Dai, mannaggia santa, che schifo. Ragazzi, forse ce l'abbiamo fatta. Se rimango in vita, perché questo è il vero problema. Se rimango in vita, forse trasformo Cell LR Int. Wow. Se rimango in vita, perché tutto quello è il problema. Solo quello, rimanere in vita. Ah, mamma mia. Ce l'ho fatta, forse. Forse. Ok, finalmente, eccolo qua. Sputa fuori C18, esplodi! Ed eccolo qua. Si rigenera, madonna. Che abortino che era! Eccolo qua, Cell LR trasformato, recupera tutti gli HP. Beh, bellissimo come roba, alla fine dei conti. Ora il vero problema è non morire e vederlo un pochino. Perché questo è il vero problema. Non morire. Va bene, ragazzi, finalmente l'abbiamo qua davanti a noi. 18 key, andiamo. Finalmente ci possiamo un po' divertire con questa unità. I sellini, vabbè, fanno qualcosa, moriranno. Ora dobbiamo aspettare un attimo perché l'active skill è fra un po'. 3 milioni e 6, eccolo il danno dov'era. Nascosto sotto sta trasformazione quasi impossibile. Cavolo. Il problema è questo più che altro, perché ora fa danni, è buono veramente... Ma per arrivarci si rischia veramente tanto la vita, che non è divertente la situazione, non è divertente nemmeno da giocarlo. È quello il problema vero e proprio. Non è neanche divertente in questo modo, perché si rischia la vita in ogni situazione stupida per andare sotto il 30% di HP. È troppo poco perché si rischia veramente la vita. E quello è l'unico grande grosso problema che abbiamo attualmente. Scendere sotto quel 30% è rischiosissimo. Un 50 sarebbe stato intelligente, neanche troppo bestemmioso da trasformare, e non si rischiava la vita. Sì, avete capito all'incirca come l'ho fatto trasformare. Ho giocato da... Sì, si trasforma se si gioca male, ovviamente. Per fare danni, per fare qualsiasi cosa, deve trasformarsi. Allora, se non sbaglio, ora può attivare l'active skill o è al... Sì, eccolo qua. Finalmente ci siamo, ragazzi, è stato divertentissimo. Active skill. E andiamo. Salve Cell. Almeno è bella. Peccato che la si può avere. Mamma mia, è bella, è veramente bella questa. Bam! Il pianeta che esplode. Ci sta, peccato solamente la richiesta.
prepariamoci soprattutto a non vederlo mai in quello che è un Dock and Event. E se mi tirate fuori sinceramente il discorso ma il Dock and Event lo fai con un free to play, non me ne frega niente che si possa fare anche con un team free to play, non me ne frega, questa carta non la potrò mai vedere in un Dock and Event, mai. E questo è quello che succede. Poi non tanca, 5.400.000, è bellissimo, abbiamo preso tantissime orb, fa dei danni abnormi, ma per arrivare qua non si va avanti poi, perché non sopravviviamo, non possiamo sopravvivere poi, quello è l'unico problema. È una carta decisamente peggiore di Gohan, ragazzi, decisamente peggiore di Gohan, e non l'ho ancora provato, però almeno Gohan tankerà sempre, a prescindere, arriva a un valore di difesa altissimo, soprattutto perché comunque in un team come quello di Gohan, lo andremo a giocare in un Goku Family, in un team come quello di Gohan, bene o male, si riesce a tankare, tutti bene o male tankano, e è un pochino più difficile trasformarlo, e soprattutto essendo che è un pochino più difficile trasformarlo, si può buffare la difesa all'infinito, un bel po', quindi in quel modo non rischiamo neanche la vita in quel team. Ragazzi, questo era lo showcase di Cell LR. Sono stato molto negativo, sì, sono stato molto negativo per il semplice fatto, ragazzi, che questa carta non fa molto quando non è trasformata, ma per trasformarla richiede troppa vita persa. E soprattutto dopo, ok, sì, è forte, dopo è veramente forte, fa dei danni buoni, 5 milioni sono veramente tanti danni. Il problema è che comunque lo vedremo solo in rival poi moriremo. Quindi yeah, bellissimo ragazzi, questa è la situazione di Cell. Gohan farà molto di più, questa è la cosa. Ragazzi, fra qualche ora uscirà anche il video con Gohan, quindi non dimenticate di attivare la campanellina, così vi arriva la notifica. Ragazzi, io spero comunque che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto fatemelo vedere, lasciate tanti bei mi piace, commentate ovviamente, considerate l'iscrizione. Ragazzi, io vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook, Instagram e Twitter, tutti i link li trovate sotto in descrizione, oltre a quello trovate anche il link in descrizione al canale Twitch dove vado in live quasi ogni sera alle 21, tranne il sabato, vi aspetto in live ragazzi. Detto questo, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.